Buonasera. I palchi e la platea del teatro sociale che vedete ancora vuoti alle mie spalle, fra pochi minuti torneranno ad affollarsi così come è successo ieri sera e come accadrà fino a domenica prossima per il primo grande appuntamento con il musical della programmazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento 2010-2011. È in scena Aggiungi un posto a tavola, una produzione del Teatro Sistina di Roma, un successo che si rinnova ormai da 30 anni e non solo in Italia. Vediamo. Aggiungi un posto a tavola, ieri sera a Trento, grandi applausi con il pubblico a ritmare con le mani e a cantare con voi. Succede sempre così? Ma veramente non succede sempre così. Negli altri spettacoli che io ho fatto, ne ho fatti tanti nella mia vita, logicamente quest'anno compio 62 anni di attività, ho cominciato in un lontano 1949, però con questo spettacolo è straordinario, mi creda, non lo dico tanto perché voglio fare pubblicità, ma non mi è mai capitato, questo è uno spettacolo in cui la gente rimane seduta in platea fino all'ultimo, non ci sono quelli che scappano per la macchina in seconda fila, e applaude con noi e noi siamo fermi lì davanti a ringraziare, commossi, io con la mano sul cuore, qualcun altro salutando così, e il pubblico rimane lì e ci applaude per un quarto d'ora di seguito e come diceva lei, va d'accordo con le battute delle mani. Ecco, il segreto di questo spettacolo, che è stato scritto verso la metà degli anni 70, quindi è uno spettacolo non giovane, spettacolo che, l'ho visto ieri in sala, riesce a coinvolgere anche il pubblico giovane e i giovanissimi. Ma vede, questo è uno spettacolo che è una favola, una bellissima favola, piena di colori, di musica, musica di trovaioli, le scene di coltellacci che sono bellissime, sembrano dei quadri pittorici. È uno spettacolo sempre giovane, sempre attuale, tratta alcuni argomenti, come lei avrà visto, col fatto che i preti dovrebbero sposarsi e c'è Dio che si arrabbia, ma come io che ai miei collaboratori non do questa mia possibilità. Quindi lei pensi, scritto 40 anni fa, era addirittura modernissimo, ma è tuttora moderno oggi. Parliamo un attimo di lei. Dal 1949, Totò e Mocò al cinema, Vedo che è ben informato. fino ad oggi, tanti compagni di viaggio Tanti sulla meravigliosi compagni. scena e davanti alla macchina da presa. Quali sono i personaggi che ricorda con maggiore affetto, a cominciare ovviamente da suo fratello Pietro? Li ricordo un po' tutti, mi dispiace lasciarne da parte qualcuno. Vede, quando mi intervistano, mi chiedono, sapendo la mia età, se io ho nostalgia del passato, dico, ma io non posso avere tanta nostalgia del passato perché io devo pensare a oggi, a domani e già dopodomani è un azzardo. Ma ho una grandissima nostalgia dei miei colleghi, dei miei amici Bramieri, Totò, Mastroianni, Manfredi, Walter Chiari, Delia Scala, Van Dosiris, Nomi mica Billy da poco, Arriva. nomi mica da poco. Ecco. E Lei. purtroppo non ci sono più, sono stati più sfortunati o più fortunati, perché non si sa mai che cosa succede in un altro mondo, capito? Lei sa che internet svela ogni segreto. Io so che lei è laureato in chimica farmaceutica. E allora, qual è la ricetta di questo elisir che a oltre 80 anni le permette di essere ancora in scena con Dunque, il brio di un giovanotto? la ricetta è. Ha presente quelle piccole bilancine che si trovano nelle vecchie farmacie, no? Perché un tempo il farmacista preparava le cose, le pillole, le cartine. Ecco, un tanto di questo, un tanto di questo, un tanto di questo, il tutto mischiato dal bello spettacolo. Con una bella dose di applausi. Grazie Grazie a ad Enzo voi. Galinei e in bocca al Grazie a lupo. voi, a questa bella città di Trento. Aggiungi un posto a tavola, è così.
La programmazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara non prevede soltanto incontri con i grandi interpreti della scena nazionale e internazionale. C'è anche una stagione curiosa del nuovo, sempre alla ricerca di testi e di nuovi interpreti della scena teatrale. È Trento Oltre che proporrà giovedì prossimo 13 gennaio al Teatro Cuminetti La Stanza di Orlando. Si tratta di una scrittura teatrale che la regista Carmen Giordano ha tratto da due opere della scrittrice e saggista inglese Virginia Woolf, Orlando e Una stanza tutta per sé. Protagonista dello spettacolo l'attrice trentina ormai di adozione Maura Pettoruso. Innanzitutto abbiamo di fronte una grandissima autrice del Novecento che è Virginia Woolf, e quindi già prendere un testo così interessante, così importante, è una sfida. Interpretarlo è una sfida ancora più grande. Virginia Woolf nell'Orlando tratta un tema molto caro a noi artisti, se così si può dire, perché parla proprio della necessità dell'arte e dell'artista di essere androgino, di poter vivere in bilico la sua arte tra maschile e femminile. Lei lo fa in Orlando facendo percorrere alla sua eroina quattro secoli di vita, metà come uomo e metà come donna. Quindi mi toccherà in qualche modo passare da un sesso all'altro, cosa tra l'altro molto intrigante, da scoprire che cos'è che passa nella testa di un uomo può sempre essere utile, anche proprio nel contemporaneo. Il 13 gennaio scopriremo se la prova è riuscita. Vi segnalo per la rassegna Anch'io a teatro con mamma e papà Il brutto anatroccolo, spettacolo d'attore, canto e musica dal vivo in scena al Teatro San Marco di Trento sabato 15 e domenica 16 gennaio. È adatto a bambini dai 6 anni in su. Ed è tutto, anche per oggi abbiamo concluso. Grazie per il vostro ascolto e arrivederci come sempre a teatro